Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube Una Margherita tra le pagine. Io sono Margherita e oggi vi voglio parlare di un libro che mi ha emozionato tantissimo e ho voluto subito registrare questo video perché non svanisse in me questa emozione. E si intitola La vita davanti a sé di Romain Gary. Allora, parliamo prima dell'autore, morto già da più di 40 anni. E Romain Gary era uno pseudonimo perché lui si chiamava Romain Kachev, di origine, non so se lo pronuncio bene, di origine lituana, naturalizzato francese. È uno scrittore che ha scritto con diversi pseudonimi nella sua carriera di scrittore. Adesso troviamo questo libro pubblicato con lo pseudonimo a sua volta di Romain Gary, che è quello principale che lui ha utilizzato, però è stato scritto e pubblicato con lo pseudonimo di Émile Ajar e lui ha vinto con questo romanzo il premio Goncourt. Ma non avrebbe potuto vincerlo se avesse usato il suo nome Romain Gary, perché già con quello l'aveva già vinto un'altra volta. Quindi è l'unico scrittore che ha vinto due premi Goncourt. Il primo con un altro libro che sinceramente non conosco, che si chiama Radici del cielo, e il secondo con questo pseudonimo di Émile Ajar. Che questo pseudonimo si attribuiva a un altro scrittore che era parente di Romain Gary e lui ha quasi accettato, no, questa attribuzione, ti credo, in questo capolavoro, però non era lui. E poi la vera paternità del libro di Romain Gary poi è stata scoperta dopo la sua morte. Allora, è un libro scritto in un linguaggio triviale, volgare, metteteci tutto quello che volete, in prima persona dal protagonista che è un ragazzino di 10 anni. Quindi la maestria assoluta dell'autore è stata quella di immedesimarsi in questo ragazzino e scrivere con parole adatte a un ragazzino questa storia. Guardate, è una cosa molto emozionante. Beh, se superate il tipo di linguaggio che non vi dà fastidio, ma mi immagino di no, chi ama la letteratura si adatta a qualsiasi tipo di linguaggio. È un libro strepitoso. Io veramente lo consiglio a tutti chi non l'ha ancora letto, e può darsi che l'abbiate letto o che conosciate la storia, perché sono stati tratti almeno due film, tante opere teatrali, riduzioni radiofoniche, tutto quello che volete, perché è un libro, appunto, l'autore è morto più di 40 anni fa, quindi è un libro straconosciuto. Io lo leggo solo adesso, non so perché l'ho conosciuto solo adesso e l'ho preso in biblioteca, nella nostra biblioteca, e mi è piaciuto veramente immensamente. Vediamo un po' i personaggi. Il protagonista è questo ragazzino che si chiama Mohamed, ma tutti lo chiamano Momo. E lui preferisce molto il soprannome alla francese. E vive con una ex prostituta, Madame Rosa, che è una donna di una mole eccezionale, pesante. 95 kg, ormai sfatta, bruttissima, quasi pelata, però lui c'è affezionatissimo e questa donna, lasciato il mestiere di prostituta, ha cominciato a guardare i figli delle altre prostitute perché dovevano un po' nascondere i figli perché non glieli portassero via e era illegale per le prostitute tenere con sé i bambini. Quindi lei li guardava dietro un compenso e teneva sti bambini, ma se ci affezionava li trattava molto bene ed era molto rispettosa anche delle religioni, delle credenze, degli usi di tutti questi bambini. Quindi se c'era un bambino ebreo veniva mangiato. Mangiava solo kosher, se i bambini musulmani venivano mandati
a essere educati alla vera religione musulmana, eccetera, eccetera. Quindi, una donna che, lasciato il mestiere, aveva trovato quest'altro lavoro e si affeziona in modo particolare, ricambiata, a questo momo che tiene da tanto tempo, e a lui, non viene mai la mamma a trovarli, a differenza degli altri bambini, non viene mai nessuno, però riceve un vaglia per il suo mantenimento regolarmente. Questa donna, oltre alla vita che ha fatto, era stata in Polonia e aveva subito, purtroppo era una sopravvissuta all'Olocausto, quindi era piena di paure, aveva sempre paura che la venissero a prendere, aveva paura di Hitler, ancora ne teneva un ritratto sotto il letto, ogni tanto lo tirava fuori e ci faceva un urlo per lo spavento. E non l'abbandona mai il terrore di essere di nuovo ripresa e riportata in campo di concentramento, no? E si era fatta anche un rifugio in cantina con tutti l'angolo che la chiamava l'angolo ebraico, con il candelabro a sette braccia, eccetera, e tanti altri oggetti religiosi, una poltrona dove lei si ritirava nei momenti di maggiore paura. E a proposito di paura, lei diceva: "Non c'è bisogno di motivi per aver paura, Momò. Questa non me la sono mai dimenticata perché è la cosa più vera che ho mai sentito dire." Non c'è motivo di aver paura. A volte si ha paura perché la paura è un sentimento che abbiamo dentro e quindi ogni tanto si esterna e lo proviamo anche se non c'è una ragione apparente per farlo. Vediamo il rapporto, questo bellissimo rapporto che hanno il bambino e Madame Rosà, un rapporto di affetto profondo che lo porterà a fare delle cose che adesso non vi svelo perché non voglio rovinarvi la lettura. Eccolo, il legame con Madame Rosà è questo, sentite, eravamo tutto quello che avevamo al mondo e almeno questo l'avevamo salvato. Io penso che quando si vive con una persona molto brutta, si finisce per volerle bene anche perché è brutta. Io penso che più sono racchie e più ne hanno bisogno, allora è più facile. Adesso che mi ricordo, mi dico che Madame Rosà era molto meno racchia di così. Aveva dei begli occhi castani come un cane ebreo. Ma non bisogna pensare a lei come una donna, perché è chiaro che su questo punto non poteva reggere. E quindi non era più una donna, almeno non bisognava pensare a lei come una donna perché il paragone non reggeva. Oppure, Madame Rosà è la donna più brutta e più sola che ho mai visto nella sua disgrazia. Per fortuna che ci sono io, perché nessuno ne vorrebbe sapere. Io non capisco mica perché c'è della gente che le ha tutte, è brutta, è vecchia, povera, malata. E ci sono degli altri che non hanno assolutamente niente. Vedete, e il bambino si chiede come mai lei ha tutte queste disgrazie. Poi vedremo che il bambino dovrà anche affrontare il decadimento fisico di Madame Rosà, perché è una donna già anziana, comincia a perdere un po' la testa, ma non voglio anticiparvi troppo, ma è questo poi è il nocciolo della storia, no? Che si deve affrontare il decadimento fisico di questa donna. E adesso voglio leggervi, poi vi parlo anche di altri personaggi, ma di perché Mohammed vuole farsi chiamare Momo. "Venite, vi presento il nostro amico Mohammed", ha detto la loro madre. Non avrebbe dovuto dire Mohammed, avrebbe dovuto dire Momo. In Francia Mohammed vuol subito dire culo d'arabo. E io, quando mi dicono così, mi incazzo. Mica mi vergogno di essere arabo. Anzi, ma Mohammed in Francia fa subito spazzino o manovale. Non significa la stessa cosa che un algerino. E poi Mohammed sa di fesso. È come se uno in Francia si chiamasse Gesù Cristo, roba da far crepare dal ridere. Il romanzo è ambientato ovviamente a Belleville, che è lo stesso quartiere della
della cintura attorno a Parigi, no? Della banlieue, dove anche Pennac ambienta gli straordinari personaggi del ciclo di Malaussène, no? Quindi Umbelville è un quartiere multietnico e in particolare il palazzo dove vivono Madame Rosa, Mohamed e altri bambini che si alternano, ospiti di Madame Rosa, è un palazzo a 6 piani senza ascensore e quindi questo è un grosso problema per Madame Rosa con la sua grossa mole e ad arrivare fino al sesto piano dove loro abitano è particolarmente difficile. E ci sono tanti altri inquilini in questo palazzo, tutti che si danno una mano uno con l'altro, perché tra poveri si ci aiuta e tra disgraziati, non tutti sono poveri, ma sono tutti con delle storie molto avventurose e sono quasi tutti immigrati, quasi tutti irregolari, tranne un francese che poi, visto proprio che è francese, gli appioppano delle incombenze particolari che per tutti gli altri sarebbero un problema, ma per lui un po' meno. Vedrete leggendo la storia. E vediamo, quindi c'è sto bambino che si arrabatta come può, per aiutare, non va a scuola perché viene, sempre emarginato, viene scartato come caratteriale, ma non è detto che non impari perché c'è un signore arabo che è incaricato della sua istruzione e mi insegna a leggere e scrivere. Una persona molto colta che anche lui poi avrà dei problemi di annebbiamento cerebrale e vediamo che cosa dice del signor Amil. Il signor Amil, che ha letto Victor Hugo e ha vissuto più di qualunque altro uomo della sua età, quando mi ha spiegato sorridendo che niente è bianco e che niente è bianco o nero e che il bianco spesse volte è il nero che si nasconde e il nero certe volte è il bianco che si è fatto incastrare. Ha anche aggiunto, guardando il signor Dris che gli aveva portato il tè alla menta: date retta alla mia vecchia esperienza, il signor Amil è un grand'uomo, ma le circostanze non gli hanno permesso di diventarlo. Sentite che bella frase, è un grand'uomo, ma le circostanze non gli hanno permesso di diventarlo. Una delle grandi paure di Madame Rosà è quella di finire in ospedale, perché lei ha paura che non la lascino più morire, ha paura di diventare come un vegetale e di battere il record di quell'americano che è vissuto 17 anni fuori di testa in un letto in un ospedale. Lei assolutamente non vuole fare questa fine. E una delle sue grandi paure è questa qua. E il bambino cerca in ogni modo di aiutarlo, a fare questo. Allora, per curarlo, poi intervengono gli altri abitanti di questo palazzo. Ci sono i fratelli Zoym che di mestiere fanno i traslocatori e siccome alla domenica nessuno fa il trasloco, alla domenica lo aiutano addirittura a scendere in strada, se la caricano in spalla, visto che sono forzutissimi perché trasportano armadi e pianoforti, se la caricano in spalla e magari la portano fuori, non riuscendo più lei a fare i 6 piani di scala. Poi ci sono la comunità africana che ogni tanto va su e cucina nell'appartamento dove vivono loro, cucina e poi le fanno le danze intorno oppure la fanno dondolare perché così il sangue circola meglio, sono convinti di questo. Oppure c'è il travestito che è un'altra macchietta, Madame Lola, che è molto generosa, li mantiene anche loro quando, li mantiene anche loro quando non, loro non hanno più entrate perché Madame Rosà non può più guardare i bambini e allora questo travestito li aiuta moltissimo sia economicamente sia
aiutandoli in vari modi. Adesso vi leggerò qualcosa su questa Madame Lola. E poi ci sono sempre frasi molto, molto, molto profonde, anche dette con voce di bambino. Adesso vi leggo questo riguardo Madame Lola. Avevamo un'amica, Madame Lola, che batteva al Bois de Boulogne come travestito, che ci aiutava molto. Se tutti fossero stati come lei, il mondo sarebbe terribilmente diverso e ci sarebbero molte meno disgrazie. Era stata un campione di boxe nel Senegal prima di diventare travestito e guadagnava abbastanza per tirar su una famiglia se non avesse avuto la natura contro. Eh sì, perché la natura gli impedisce di avere una famiglia. E poi è carino questo, i personaggi che si affastellano, e questo, che una volta c'è stato il negro tra quelli che si vanno ad aiutare, che è passato di lì. Lo chiamavano il negro per ragioni poco note, forse per distinguerlo dagli altri neri del quartiere, perché ce ne vuole sempre uno che la paghi per tutti. È il più magro di tutti, porta la bombetta e ha 15 anni, di cui almeno 5 senza nessuno. Aveva dei genitori che l'avevano affidato a uno zio, che l'aveva rifilato a sua cognata, che l'aveva rifilato a uno che faceva del bene, e alla fine il girotondo si è esaurito perché nessuno sapeva più chi l'aveva incominciato. Ma lui non se la prendeva, diceva che era ostinato e non voleva sottomettersi alla società. Nel quartiere il negro era conosciuto come galoppino perché costava meno di una comunicazione telefonica. Certe volte si faceva perfino 100 commissioni al giorno e aveva una casa tutta sua. Vedete, questi personaggi oltremodo strani. E poi l'altra cosa è che questo bambino ovviamente gli è stato insegnato per sopravvivere anche di rubare ogni tanto, rubacchiare nei negozi. Aveva un soprabito con grosse tasche fatte apposta, questo soltanto di Oliver Twist, queste tasche fatte apposta per rubare, rubacchiare qua e là. Perfino io ricevevo, però era ancora un bambino, quindi perfino io ricevevo delle parole gentili e dei sorrisi. La gente si sente sempre rassicurata quando vede un marmocchio che non ha ancora l'età per essere un teppista. Ho i capelli scuri e gli occhi azzurri e non ho il naso ebreo come gli arabi. Avrei potuto essere qualunque cosa senza essere costretto a cambiare faccia. Come invece è costretta moltissimo Madame Lola, che deve rasarsi la testa e poi rasarsi il viso ogni giorno, il corpo. E poi sentite, lui ha delle parole gentili, visto che è vissuto in questo ambiente, ha una parole gentili per le vecchie prostitute. Sentite qua, e tutti i protettori che ci sono in giro. Io credo che non si rispettino abbastanza le vecchie puttane, invece di perseguitarle quando sono giovani. Io, se fossi in grado, mi occuperei unicamente delle vecchie puttane, perché le giovani hanno dei prossimeti, ma le vecchie non hanno nessuno. Prenderei solamente quelle che sono vecchie, racchie e non servono più a niente. Sarei il loro prossimeta, mi occuperei di loro e farei regnare la giustizia. Sarei il più grande poliziotto e prostineta del mondo e con me nessuno vedrebbe mai più una vecchia puttana abbandonata a piangere al sesto piano senza ascensore. Vedete, lui ha delle parole sempre gentili per questa persona che l'ha allevata. E c'era ancora un pezzo di Madame Lola, ma non lo trovo più, perché è un personaggio veramente strepitoso, che ha questa voce da pugile, però è una donna, no? E
e al seno e anche qualcos'altro, però lei avrebbe voluto avere dei figli, avere una famiglia, ma ha la natura contro, come dice Momo. Comunque è un libro meraviglioso che consiglio a tutti, Romain Gary, La vita davanti a sé. Leggetelo perché, se non l'avete ancora fatto, perché è un libro che veramente merita tutte le attenzioni che ha già avuto e che in futuro avrà. Vi saluto, iscrivetevi al mio canale se vi fa piacere e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e a tutte!